Ha raggiunto le fatidiche 100 primavere la signora Annunziata Micialotta di Pazzano. Nata esattamente il 21 marzo del 1918, è stata festeggiata nel pomeriggio di ieri dai tre figli e dai nipoti e da altri amici nella propria abitazione di Via Loggia. Anche il paese delle miniere ha così la sua centenaria e alla festa non poteva mancare il sindaco Alessandro Taverniti e il suo vice Salvatore Verdiglione in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Il primo cittadino in fascia tricolore ha voluto partecipare alla signora Annunziata la soddisfazione dell'intera cittadina per questo importante traguardo raggiunto, augurandole ancora tante altre primavere. Una vita, quella di nonna Annunziata, tutta dedita alla famiglia e al lavoro nei campi. Non c'è un segreto, ha detto la neocentenaria alla nostra domanda sulla propria longevità. Ho sempre lavorato e ho mangiato di tutto, non disdegnando due dita di vino a pranzo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Al taglio della torta ha avuto in dono la corona di regina, appositamente realizzata dai bambini della scuola materna di Pazzano. I migliori anni della notte.